Nuovo appuntamento con l'agenda del santuario, cari amici, bentrovati, benvenuti e bentrovata a Marianna Lops dell'Ufficio Accoglienza Pellegrini. Ciao Marianna. Ciao Leo, grazie dell'invito nuovamente e bentrovati a tutti. Allora Marianna, eh, ormai stiamo arrivando a grandi passi verso la celebrazione del Natale, lo abbiamo già detto la scorsa settimana parlando della novena in preparazione all'Immacolata Concezione, una festa tanto bella, tanto cara. Ai frati di San Giovanni Rotondo, ma anche ai pellegrini che giungono qui per vivere questa, questa festa. Una festa che a San Giovanni Rotondo, come abbiamo avuto modo di vivere, eh, comincia con la benedizione del presepe, l'accensione dell'albero che Um, avviene la sera precedente alla solennità dell'Immacolata e quest'anno, come abbiamo avuto modo di dire, Marianna, infatti. padre Rinaldo ha dato il meglio di sé. Sì, infatti a conclusione della novena dell'Immacolata Concezione, il ministro provinciale Fra Francesco di Leo ha benedetto appunto quest'opera quest di padre Rinaldo che, che ormai porta avanti da, da un po' di tempo il presepe che poi si arricchirà anche nei, nei giorni uh -huh. seguenti perché ci saranno diverse scolaresche pronte ad animarlo e quindi sarà un momento di ritrovo importante. È un momento importante anche perché, eh, lo ricordiamo, siamo nell'ottavo centenario mh, del primo presepe, il presepe che ha voluto San Francesco stesso a Greccio, in provincia di Rieti, e dunque 800 anni dopo anche a San Giovanni Rotondo si è voluto, per certi versi, ricreare quel clima eh, di 2000 anni fa eh, della notte di eh, Betlemme. Vogliamo ricordare, Marianna, gli orari per visitare il presepe vivente sul Sagrato di Santa Maria delle Grazie? Eh sì, il presepe sarà visitabile tutti i giorni dalle 7 alle 19. Ricordiamo che il Papa ha concesso l'indulgenza plenaria proprio in occasione degli 800 anni del presepe di Greccio, quindi sarà possibile visitando il presepe, visitando una chiesa francescana, fruire dell'indulgenza plenaria dall'8 dicembre fino al 2 febbraio del 2024. E sono appuntamenti importanti dunque che vogliono ripercorrere, come dicevamo, appunto questo anniversario altrettanto importante allora abbiamo una parte Leo degli animali, ma ce ne saranno poi tanti altri che vero, lo arricchiranno giusto. nel tempo perché ci sono degli agnellini, ci sono eh, insomma delle oche come abbiamo visto, insomma sì. tanti animali, i piccioni, ce ne saranno sì, sì, poi sì. tanti che arricchiranno questo presepe vivente. E allora Marianna, vogliamo eh, ritornare al 7 dicembre, lo abbiamo fatto con le immagini, ma lo facciamo adesso attraverso le parole del ministro provinciale Fra Francesco Di Leo poco prima della benedizione del presepe. Ascoltiamo. Anche quest'anno, nei primi vespri della solennità dell'Immacolata Concessione, della Beata Vergine Maria, vogliamo, con il tradizionale rito della benedizione del presepe e dell'accensione del grande albero, proiettarci per certi versi nella tenera e commovente atmosfera natalizia. Ricreare plasticamente l'ambiente descritto nei Vangeli dell'infanzia ci deve aiutare a considerare e a contemplare in modo particolare il mistero del Verbo incarnato. Quest'anno allora più che mai Nell'ottavo centenario del Natale di Greccio vogliamo immergerci con gli occhi e con il cuore, come fu per il serafico padre San Francesco, nei disagi in cui venne a trovarsi Gesù per la mancanza delle cose necessarie per un neonato. Francesco voleva vedere anche con gli occhi del corpo, come il bambino giacesse in una greppia sul fieno fra il bue e l'asinello voleva evidentemente spingersi per un attimo dentro l'evento salvifico del Dio fatto uomo voleva trasportarsi per un istante a betlemme e come i pastori e i magi rendere il suo omaggio e la sua venerazione al re dei re quest'anno e da questa sera allora grazie alla buona volontà alla creatività e alla passione del guardiano padre Rinaldo e di tanti collaboratori che si sono messi a disposizione, possiamo anche noi entrare fisicamente nel presepe e mi auguro non solo per contemplare il mistero profondo del Natale del Signore, ma per sentirci fortemente destinatari di quel mistero d'amore. Fratelli e sorelle, siamo oggetto Dell'amore infinito di Dio. Questo deve dirci principalmente il Presepe. Da questo spazio di contemplazione, che genera una potente lezione di vita, dobbiamo attingere quella forza prorompente, capace di far risuonare ancora e nuovo l'annuncio più bello che sia mai stato rivelato al mondo. Oggi è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. Approfittiamo allora, cari fratelli e sorelle, di questo tempo di grazia. Facciamo diventare la nostra vita, il nostro cuore, una novella Betlemme, dove il Signore potrà dimorare non solo fra le povertà delle nostre esistenze, ma anche nella letizia di cuori desiderosi ed entusiasti di ospitare il Re dei Re. Vi invitiamo dunque allora sulla scia delle parole di Fra Francesco a visitare eh, il presepe sul sagrato della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, un'occasione anche come ricordava Marianna per lucrare l'indulgenza plenaria che in questo ottavo centenario del primo presepe vivente appunto è stata ehm, donata da Papa Francesco a tutti coloro i quali visiteranno un presepe in tutte le chiese del mondo è davvero una occasione speciale e particolare rimanendo Marianna nel contesto delle celebrazioni della festa dell'Immacolata eh, un altro evento importante un altro appuntamento che eh, davvero ormai è diventato tradizione nel nostro santuario è l'omaggio alla Vergine Maria alla statua della Vergine Maria posta all'interno della Via Crucis eh, monumentale eh, la mattina dell'8 di dicembre. Quest'anno Padre Aldo ha celebrato appunto questo rito così bello? Eh sì, al termine della celebrazione delle 11.30 in occasione della solennità dell'Immacolata, appunto c'è stata questa breve processione dal santuario di Santa Maria delle Grazie verso la Via Crucis Monumentale e ai piedi della Via Crucis Monumentale il nuovo rettore ha posto il mazzo di fiori presso appunto la Vergine uh -huh. Maria. E allora ascoltiamo eh, le parole di Fraldo Broccato, rettore del santuario, al termine della celebrazione eucaristica mattutina dell'8 dicembre. Madre di Dio, che sei stata eletta ad essere Madre del Verbo Eterno, Ave, benedetta sei o oh, piena di grazia, nel giorno in cui la Chiesa, con la più grande venerazione, ricorda la pienezza di questa grazia, di cui Dio ti ha colmata dal primo momento del tuo concepimento. Anziani e giovani, genitori e figli, sani e malati, rappresentanti dei diversi ambienti e professioni, tutti riteniamo come un particolare privilegio l'essere oggi qui per circondarti, madre, della nostra venerazione e del nostro amore. Accoglici. Così come siamo qui accanto a te, accoglici. Guarda nei nostri cuori, accogli le nostre sollecitudini e le nostre speranze. Aiutaci tu, piena di grazia, a vivere nella grazia, a perseverare nella grazia e se fosse necessario, a ritornare alla grazia del Dio vivente, che è il più grande e soprannaturale bene dell'uomo. Preparaci alla venuta del tuo Figlio, accoglici con i nostri problemi quotidiani, le nostre debolezze e deficienze, le nostre crisi e le mancanze personali, familiari e sociali. Non permettere che noi perdiamo la buona volontà, non permettere che perdiamo la sincerità della coscienza e l'onestà della condotta. Con la tua preghiera ottienici la giustizia, salva la pace in tutto il mondo. Tra breve noi tutti ci allontaneremo da questo luogo. Desideriamo però ritornare alle nostre case con questa gioiosa certezza che sei con noi, tu immacolata, tu da secoli prescelta per essere madre del Redentore. Sei con noi, sei con la Chiesa e con il mondo. Amen. E dunque, ehm, queste alcune immagini relative all'omaggio alla Vergine Immacolata mh, posta all'interno della Via Crucis vicino al santuario di Padre Pio. Adesso ci fermiamo Marianna per la pubblicità, cari amici, e poi rientriamo insieme per ascoltare un altro breve stralcio dell'omelia di Padre Rinaldo della celebrazione eucaristica vespertina dell'8 dicembre. Restate con noi pochi istanti di pausa. Eccoci ritornati ancora insieme, dunque assieme a Mariana stiamo rivivendo il, le celebrazioni del primo tratto di avvento che eh, tutti insieme abbiamo vissuto qui a San Giovanni Rotondo, nello specifico la solennità dell'Immacolata Concezione. Abbiamo raccontato della benedizione del presepe, dell'accensione dell'albero di Natale, adesso ci stiamo focalizzando su ciò che è avvenuto l'8 di dicembre, la solennità appunto della Vergine Immacolata. La sera dell'8 dicembre l'ultima celebrazione eucaristica è stata quella preseduta dal Guardiano sì, Marianna. da Padre Rinaldo Totaro che ha quindi concluso la giornata dell'Immacolata Concezione. E allora ascoltiamo insieme un breve stralcio dell'Omelia di Padre Rinaldo. Nella chiesa piccola notteate, andate a vedere e dite un Ave Maria. Davanti a quell'altarino che sta vicino alla confessionile di Padre Pio c'è un quadro che rappresenta la Madonna Immacolata. Un quadro particolare, in genere i quadri della Madonna sono lei che sta così, guarda verso l'alto, in preghiera, ma lì c'è la protezione di Dio, quel manto che il Padre pone su Maria come custodia, come protezione, come dono completo del suo amore a questa creatura. E questa sera, ecco, vogliamo portare con noi la certezza che sì, Dio ci copre con il suo manto. Ma vogliamo, chiediamo a Lei soprattutto, che il suo manto, il manto di mamma, sia su di noi: che ci copra, che ci custodisca, come ha custodito Gesù bambino, come l'ha protetto come l'ha portato prima in crembo e poi l'ha allattato e l'ha custodito e allora questa preghiera vogliamo fare a lei non siamo come te Vergine Santa immacolati, puri abbiamo ricevuto questo grandono della purezza della immacolatezza questa vita nuova che abbiamo ricevuto nel battesimo tu da sempre sei immacolata noi dal momento del battesimo abbiamo avuto questa vita nuova, siamo diventati figli di Dio, ma quella veste candida che ci è stata messa addosso nel momento del battesimo, quante volte l'abbiamo sporcata, quante volte l'abbiamo rovinata. E allora mamma, aiutaci, guidaci, custodiscici con il tuo manto di misericordia. Accompagnaci. E aiutaci a fare la nostra parte, perché questa salvezza che il Figlio tuo Gesù ha portato al mondo sia non soltanto per noi, ma per tutta l'umanità. Amen. E dunque eh, accogliamo l'invito del Guardiano Padre Rinaldo a recarci nella chiesetta antica ecco, per mh, pregare dinanzi a questo quadro della Vergine immacolata davvero molto particolare proseguendo con gli appuntamenti Marianna andiamo a lunedì scorso 11 eh, dicembre quando a San Giovanni dobbiamo, vediamo ora le immagini dal sito internet cappuccinifoggia.it si è svolto l'incontro eh, di eh, formazione permanente dei frati minori cappuccini della provincia religiosa di Sant'Angelo e eh, Padre Pio eh, e, come abbiamo avuto modo di dire eh, quest'anno ricorre l'ottavo centenario del Natale di Greccio e dunque i frati si sono soffermati su questo um, evento così importante. Il ministro provinciale Fra Francesco Di Leo ha um, introdotto i lavori eh, seguiti da una tavola rotonda uh, che è stata uh, moderata da Fra uh, Luciano Lotti, uh, che è il responsabile della formazione permanente della provincia appunto, di Sant'Angelo Padre Pio, animata poi dalle riflessioni di Fra Antonio Pompilio e Fra Piergiorgio Taneburgo. Poi ancora ehm, i frati eh, subito dopo eh, gli interventi e eh, le domande di rito si sono recati nella chiesa di Santa Maria delle Grazie per commemorare il Natale eh, attraverso una liturgia della parola. E la giornata si è conclusa con gli auguri di Natale e Fra Francesco ha voluto regalare a tutte le fraternità una tela eh, che riproduce l'opera di un artista ehm, Carmelo Ciaramitaro intitolata Il presepe di Grecia e dunque ehm, anche questo è un appuntamento che ci tenevamo um, a raccontare e a dare conto. E proseguendo ancora l'ultimo appuntamento è stato il rito del Lucernario sì. che come abbiamo detto il sabato sostituisce, o meglio sostituisce, integra il Santo Rosario. Allora lo scorso sabato abbiamo assistito all'accensione del secondo cero del, di questo momento eh, di, di Natale e quindi di, di avvento, di attesa. <ride> e poi la, la prossima settimana avremo l'accensione certo. del, del terzo cero sempre in Santa Maria delle Grazie alle ore 20.45. Quindi ci sarà questo rito del lucernario e se sarà seguito poi dal Santo Rosario. Oh. E allora um, ascoltiamo ciò che ha detto Fra Pasquale Cianci sabato scorso all'accensione della seconda candela di avvento. Ci possiamo accomodare, carissimi, abbiamo acceso questa seconda candela, confermando così i nostri passi incontro al Signore che viene. Il tempo dell'avvento è il tempo dell'attesa, il profeta Isaia, la cui lettura abbiamo appena ascoltato, il profeta Isaia parla a nome del Signore e annuncia al popolo di Israele la tanto sospirata liberazione. Le attese del popolo vengono soddisfatte con una promessa di consolazione. Consolate, consolate il mio popolo, perché la sua colpa è scontata. Carissimi, cari fratelli, sorelle, la luce di questa candela giunge ai nostri cuori con un dirompente potere consolante. La sua debole fiamma nasconde la forza di una voce capace di, di gridare nei deserti delle nostre aridità, nei deserti dei nostri cuori, inariditi dal peccato e dai sensi di colpa. Questa luce alle note persuasive di una notizia bella e tanto attesa, è giunto il tempo della grazia. Questa candela è la luce che rischiara il cammino di uscita da un esilio che è stato incatenante e alienante. Dobbiamo ammetterlo, il potere più grande che ha il peccato è quello di relegarci in una terra di esilio, lontani non solo dall'amore del Padre, ma anche lontani da noi stessi, lontani dalla piena consapevolezza della nostra identità, quella di essere degni di essere chiamati figli, amati e prediletti. La luce di questa sera, quella che abbiamo appena acceso, ci invita ad uscire e a preparare la via, attratti dalla consolante notizia che la nostra colpa è stata scontata. Non si tratta però di uno sforzo della nostra volontà, guai se, sarebbe, se fosse così. E qui la sorprendente novità, mentre noi siamo intenti a preparare la via, ecco la sorpresa, ecco che il Signore ci sorprende con la sua venuta. Si rivelerà la gloria del Signore, dice il profeta Isaia, e tutti gli uomini insieme la vedranno. Sì, carissimi. Se manterremo accesa questa luce, si compirà per noi il miracolo di vedere ogni valle colmata e ogni monte abbassato. E con passo dolce e deciso i nostri occhi contempleranno il Signore che ci viene incontro nelle sembianze del buon pastore, pronto ad accogliere le sue pecorelle e a consolarci stretti al suo petto. Buona, ecco, seconda tappa di questo cammino dell'avvento. E allora, Marianna, chiudiamo il nostro appuntamento con eh, i prossimi passi di questo cammino di avvento. Allora, sì, questa sera alle ore 20.45. Avremo l'adorazione eucaristica, questa volta trasmessa da Pietro Elcina, sempre a cura della pastorale giovanile. Poi da venerdì eh, 15 a sabato 23 dicembre avremo invece alle ore 18 la novena in preparazione al Santo Natale. È una novena particolare perché sarà animata da tre novelli diaconi. Uh -huh. Si alterneranno appunto nella predicazione. I primi tre giorni saranno a cura di Fra Stefano Ricciardi, i successivi tre di Fra Claudio Ricci e concluderà quindi Fra Pietro De Simini. Invece, da Sabato 16 a domenica 24 dicembre alle ore 6:15 avremo la novena tradizionale, eh, appunto celebrata da padre Aldo Broccato, il rettore. Ma moltissimi, abbiamo detto, sono gli appuntamenti che stiamo vivendo anche in questo momento come iniziative mm. del santuario per valorizzare il presepe e la natività di Greccio. Per cui abbiamo assistito ieri sera a dei canti natalizi alle 19:30 a cura dei ragazzi della Pasquoli Forgione e. Invece domenica 17 ci sarà un concerto del Conservatorio Umberto Giordano di Foggia, lunedì 18 invece alle ore 16.30 ci sarà un omaggio ai pastori proprio dinanzi al Presepe e questo a cura dell'Istituto dell Comprensivo Melchionda de Bonis. Invece martedì 19 la, alle ore 19.30 ci sarà una rappresentazione della Notte Santa di Guido Gozzano sempre presso il Presepe e questa sarà a cura dell'Istituto Comprensivo Pascoli Forgione. Mercoledì 20 invece in Chiesa Santa Maria delle Grazie alle ore 19.30 abbiamo dei concerti di Natale a cura dell'Istituto Comprensivo Dante Galiani. Concluderanno tutte queste iniziative, si il 21 dicembre alle ore 20.30 in Chiesa Santa Maria delle Grazie il concerto del cantautore Giovanni Caccamo. Quindi moltissime le iniziative Benissimo. preparate. Bene, allora Mariana noi ovviamente poi resteremo qui a raccontarle eh, con eh, appunto questo, questo spazio dedicato proprio agli appuntamenti del santuario. Grazie, ci rivediamo la settimana Grazie prossima. Grazie a te.